In questo reality show che si chiama Kids to the VIP, ragazzi normali rimorchiano ragazze in discoteca e oggi analizziamo una delle interazioni dello show. Prima di cominciare, due cose velocissime al volo. La prima è quella di venirmi a cercare su Telegram cercando Jody Lorenzo, in quanto lì ti posso dare informazioni che su questa piattaforma non ti posso dare. E la seconda è quella di dare un'occhiata al mio corso Carpe Night per approfondimenti riguardo a quello di cui parliamo in questo video. Ok, quindi qui in buona sostanza, come puoi vedere, in questo show ci sono delle sfide che i concorrenti devono superare e la sfida qui è gestire una ragazza fidanzata, arrabbiata, che ti viene a rompere i coglioni durante l'interazione. E qui è interessante che vedi come lui si fa con le braccia praticamente spazio nella folla, questa è una cosa che spiego in Carpe Night, e che quindi va verso quello che è il suo obiettivo, cioè la ragazza bionda che stiamo per vedere. Sarebbe curioso sapere se lei in realtà gli ha dato un invito all'approccio prima, posso presumere di sì, da quello che stiamo per andare a vedere. Ok, e qui lui praticamente gli chiede semplicemente come stai, mi chiamo, nome. E questo è interessante nel senso che è il tipo di approccio che in discoteca suggerisco in attrazione immediata e non in Carpe Night. Cioè, quindi questo è quello che è il tipo di approccio che un principiante dovrebbe iniziare a essere in grado di fare per due motivi. Il primo è che non deve concentrarsi troppo su quello che deve dire, ma si può concentrare semplicemente su quelli che sono i fondamentali, come fa questo ragazzo che vediamo nel video, cioè lui ha degli ottimi fondamentali. E ti ricordo che c'è una puntata del podcast sui fondamentali, se non sai di cosa sto parlando. E in secondo luogo, perché in buona sostanza, se non riesci ad aprire con una frase di approccio molto semplice in discoteca, significa che c'è un forte lavoro da fare a livello di inner game, autostima e quant'altro, e quindi sappiamo subito se c'è un qualcosa in quella zona di mindset su cui devi lavorare. Quindi, tanto per capirci, questo è l'approccio migliore in assoluto, soprattutto se tu non sei bello come lui? No, assolutamente no, ma è comunque un buon punto da cui partire per iniziare più o meno a capire dove lavorare. Ok, ritorniamo subito all'approccio. Come puoi vedere, qui c'è lui che subito inizia quella che è l'escalation fisica mettendole la mano sul fianco. Ovvio che da quelli che sono probabilmente i segnali che lei dà con gli occhi, sai trovarsi di fronte a una ragazza ricettiva, però tutto questo lo fa bene. E vediamo anche, visto che prima ci siamo soffermati sul verbale, quello che lui fa a livello fisico. Ok, quindi come vedi lui subito in maniera sicura si avvicina a lei per parlarle all'orecchio e puoi vedere quella che è la sua reazione quando lui si avvicina. Ora qui purtroppo è un po' sfocato, però puoi vedere che lei è felice e sorridente, quindi lei è felice che lui sia lì e di quello che sta facendo. Ok, e quindi, visto che lei ha dato dei forti indicatori di interesse, il fatto che lui subito escala fisicamente, baciandola la mano possiamo discutere, ma insomma, comunque, escalando fisicamente è ben fatto. E però voglio farti capire una cosa, questo non è un qualcosa che tu puoi fare su qualsiasi ragazza, ma puoi farlo semplicemente su ragazze che, da quelli che sono i loro occhi, ti stanno guardando in una certa maniera. Poi un giorno faremo un video su quello che viene definito come eye fucking, in buona sostanza, cioè delle occhiate che le ragazze ti lanciano per farti capire che sono on. Però quello che fa lui in questo caso è molto buono perché in gergo tecnico lo definiamo killer instinct, cioè in buona sostanza all'istinto del killer. Sa la situazione in cui è ragionevolmente corretto escalare in questo modo. Ok, questo che lui dice è semplicemente terribile, quasi non ha senso, ma non ci interessa. La ragazza è sufficientemente attratta da fra rumore, musica, casino, divertimento, alcol e quant'altro da fregarsene più di tanto di quello che è il suo verbale, ok? Ok, qui un piccolo errore da parte sua in subcomunicazione, visto che la subcomunicazione, essendo lui quello che potremmo definire un natural, è il suo forte. Quando lei dice così diretto, lui dice for real, per davvero, però vedi come l'intonazione del suo pitch va verso l'alto. E questo è un errore, nel senso che sarebbe dovuto rimanere neutrale o avere l'intonazione del pitch verso il basso, cioè avere un'intonazione del pitch più sfidante. L'avrei dovuto dire, per esempio, qualcosa. Sì.
Davvero. E questo avrebbe subcomunicato più status da parte sua. In ogni caso, tutto questo è spiegato in Carpe Night. Andiamo avanti. Se vogliamo così definirlo, questo è un indicatore di interesse verbale da parte sua. Ok, e questo è veramente terribile, nel senso che in questo caso un neg, come lo definiamo in gergo tecnico, così cattivo, non ci stava nella maniera più assoluta e soprattutto non aveva senso qui, nel senso che io non so neanche se lui in realtà avesse letto il metodo Mystery in quel periodo, perché questi sono gli anni, oppure semplicemente l'abbia fatto in maniera naturale. Più probabile è la prima. Forse, però non capisce come usare la tecnica, nel senso che va usata in tutt'altro contesto che non spiego qui, se no il video diventa troppo lungo e infinito. Però in realtà qui un grosso errore tecnico da parte sua, per fortuna lei è così attratta che glielo perdona in buona sostanza, e anzi continua a reagire positivamente. No. I can put all this together and try to make it sound like it's a nice little present wrapped in a pretty little pink bow. But you know what? In the reality, but you have no clue. Ok, in buona sostanza qui gli fa, potremmo dibattere se uno shit test o un test di congruenza, a cui lui, come vediamo, risponde così. Reality? That's not what it's all about. You know Italians are the best lovers in the world. You know that. Ok, e qui lui risponde abbastanza bene, nel senso che in buona sostanza gli dice non è questo il punto, quindi ignora quello che è il suo test e poi ritorna a scalare fisicamente. Se volessimo cercare il pelo nell'uovo, potremmo dire che in buona sostanza il neg era un push, cioè la spinge via e ora escalando fisicamente fa un pull, cioè la tira a sé. Io dubito che nella testa di questo ragazzo ci siano ragionamenti del genere. Semplicemente questo ragazzo fa tutto di istinto, sicurezza in se stesso, sicurezza nel fatto che questa cosa probabilmente l'ha fatta moltissime volte, semplicemente perché le ragazze reagiscono in maniera estremamente positiva a lui, e di sicurezza, sicurezza in se stesso e nei suoi mezzi. Comunque, in buona sostanza, qui sta escalando e ci sta. Se non altro è riuscito a farsi perdonare l'errore senza far troppo, perché lei in buona sostanza lo perdona solo perché gli piace. If you don't know that, let me prove it to you. Ok, questo è molto buono, nel senso che gli dice se non lo sai lascia che te lo provi, e qui è ovvio dove vuoi andare a parare, ma è buono il modo in cui lo fate, lo faccio rivedere un attimo. Come vedi, lo indica con il dito e quindi in buona sostanza la stoppa dal parlare e si mostra dominante in questo caso, che ci sta, visto che in buona sostanza vuole finire per baciarla. If you don't know that, let me prove it to you. Ok, anche questo è molto buono. Torniamo un attimo indietro e ti faccio vedere il perché. Ok, questo è di nuovo quello che possiamo definire l'istinto, del killer. O comunque gli lancia lui a lei questa forte occhiata e mantiene quella che è la tensione sessuale per un periodo di tempo sostenuto. E infatti è lei quella che è la prima a parlare perché non riesce a gestire quella che è la tensione che lui sta creando. E quindi questo da un punto di vista di tensione prima di arrivare al bacio, cioè un momento di escalation fisica, è fatto molto molto bene. E è un qualcosa che assolutamente devi imparare a fare, cioè se c'è una ragazza che è interessata a te, creare quella che è l'atmosfera giusta per il bacio in questo modo è uno dei tanti modi sicuramente molto corretti per farlo. Rivediamolo. E un'altra cosa interessante è che in buona sostanza lei chiede come fai a provarmelo e lui neanche risponde e scala. E questa è un'altra cosa corretta che lui fa, nel senso che potremmo, tra virgolette, definirlo un test, lui lo ignora e semplicemente continua con l'escalation. Test, per modo di dire, nel senso che lei sta flirtando con lui, ma il fatto di non rispondere è positivo perché nelle dinamiche seduttive si dice meno è di più, cioè se puoi in questo caso escalare facendo meno lavoro piuttosto che più lavoro dal punto di vista verbale, tanto meglio. That's my boy. How is this happening right now? Ok, qui due cose positive da notare, te le faccio rivedere. Allora, innanzitutto è interessante che puoi vedere le sue labbra, che il modo in cui se le
non mordicchia, ma hai capito quello che voglio dire, mostra una grossa eccitazione da parte sua. In secondo luogo, quello che vuoi vedere è che lui in realtà avanza, ma dà la possibilità di avanzare, cioè investire anche a lei. Se vogliamo vedere il pelo nell'uovo, in realtà avrebbe potuto, per far investire maggiormente lei, tirarla semplicemente verso di sé, lei avrebbe fatto tutto il lavoro andando verso di lui e quindi lui l'avrebbe fatta entrare maggiormente in quella che è la sua realtà. Però, tutto sommato, è così, va bene. That's my boy. How is this happening right now? E qui un'altra cosa positiva è quella che, come puoi vedere, te lo faccio rivedere un attimo, lui è quello che si stacca per primo. Ora sarebbe interessante capire se lo fa perché intuitivamente capisce che è bene farlo, perché sta arrivando la finta fidanzata che è messa lì dallo show. Comunque, andiamo avanti. E qui è interessante vedere la reazione di lei, cioè della ragazza che ha appena baciato. Come vedrai, non te lo voglio stoppare di continuo. Però in realtà lei, invece di mostrarsi, oddio mi dispiace, non lo sapevo, non l'avrei mai fatto altrimenti, cose di questo tipo, in realtà è tutta lì che si ride, felice e contenta per tutto il tempo, mentre la finta ragazza fa il suo show. E fra poco vedremo perché è importante. Però guarda la sua faccia mentre la faccia di lei, intendo, mentre lo dice. Tutto sommato non mi sembra presa così male, ok? E questo è un ottimo indicatore di interesse, nel senso che ora vediamo quello che fa lui e vediamo perché, in base a quella che è la reazione di lei, era la cosa migliore da fare. Ok, il punto sul rispetto di se stessi, amor proprio, insomma, non è che c'entri molto, però a quel punto fa l'unica cosa che può dirgli, cioè lascia perdere questa notte e solo, siamo solo io e te. Let me make this happen. Get your number down. So at least for once in a lifetime, somebody can at least make something happen and make something happen big. Ok, in realtà quello che dice non è che abbia tantissimo senso, però la sicurezza, la proiezione vocale, la decisione e la dominanza con cui lo dice, in ogni caso, fanno il lavoro su una ragazza estremamente attratta. E questo è un comportamento in realtà corretto da tenere in discoteca, cioè il fatto di essere rumoroso, dominante, sicuro, deciso, tra virgolette, così non ci rompe le palle nessuno, aggressivo, eccetera. Ok, questo di nuovo è molto buono, ti do due scelte, ok? Quindi lo fa in maniera dominante. One, give me your number and we can hook up on correct terms and do whatever we gotta do. You can make it up to me. E quindi vedi ancora lì lei com'è flirtante con lei, cioè lei in buona sostanza ha già deciso di comprare. Comunque andiamo avanti. Second option is that you can leave this place with me. E a questo punto lui preme il grilletto, come si dice in gergo tecnico, cioè le dice: seconda opzione, potresti decidere di venire con me. Il condizionale non è ideale, ma insomma, in discoteca col casino, il rumore, l'alcol e tutto non è così terribile. E lei risponde: penso che il piacere sarà tutto mio. Quindi lei è fortemente investita nel fatto che ha deciso di comprare il prodotto, ok? E addirittura è lei quella che dice: ok, andiamocene. E qui lui, tra virgolette, fa un piccolo errore, nel senso che te lo faccio rivedere. Lei ha detto: penso che il piacere sarà tutto mio, in buona sostanza, e gli sta dicendo: ok, portami via. E lui si avvicina verso di lei invece di prenderla solamente e portarla via. E infatti a questo punto è lei che preme il grilletto, per così dire. E ora lui, come vedrai, torna a fare la cosa corretta perché, in maniera dominante, la prende e la porta via, essendo lui quello che mostra la strada e in più le tiene la mano in una corretta maniera umorona, cioè che dimostra che lui è alla guida. Ok, qui un piccolo passo indietro. Ora voglio che guardi esattamente quelle che sono le reazioni di lei, la ragazza appena baciata,
quando arriva la finta ragazza di lui, e a questo punto poi ci sarà più facile capire perché lui fa la cosa corretta premendo il grilletto praticamente subito. That's my boy! How is this happening right now? Excuse me, what are you doing? What's going on? Bro, okay. Are you kidding me right now? Honestly, meet my ex-girlfriend, Alexia. Meet no, her. No, no, meet his girlfriend. Meet his girlfriend. No, no, ex-girlfriend. Yeah, whatever. Enjoy, enjoy. Okay, yeah, whatever. Whatever. Okay, listen to me. You are the worst girlfriend I know. Ok, e quindi vedi che nonostante la presunta ragazza lo abbia appena sgamato, lei è tutta felice, sorridente, che si è arrivato il tempo. Sì, magari c'è un minimo di imbarazzo, ma insomma avrebbe potuto reagire in maniera decisamente differente. E questo è il motivo per cui lui fa bene a premere il grilletto. Cioè, in buona sostanza, quello che lei ha segnalato col suo comportamento è: non me ne frega un cazzo, sia una persona di merda, voglio il pisello. E quindi, in buona sostanza, lui le vende quello che lei vuole. Ok, ora una piccola occhiata ai commenti, nel senso che in questi due commenti che ho scovato per caso fra i commenti si c'era un po' la verità, a mio parere, di quella che è la situazione. Questo ragazzo dice, come Sheldon, che penso immagino sia uno dei commentatori, una volta ha detto, solo perché rimorchi una ragazza non significa che hai skills, e solo perché non rimorchi una ragazza significa che non ce le hai, le skills. Mentre questo secondo dice il livello di sicurezza in se stesso uguale Dio del rimorchio, ok? E quello che io ritengo è che, francamente, la verità stia nel mezzo. Cioè, uno dice, in buona sostanza, questo non sa quel cazzo che sta facendo e ha delle skills di merda, e l'altro dice, la sua sicurezza in realtà fa tutto perché è a livello Dio, praticamente, no? La sicurezza. E la verità sta nel mezzo, nel senso che, come abbiamo visto, comunque questo ragazzo fa diverse cose giuste, quindi non è vero e non è giusto dire che fa tutto sbagliato, ma fa anche diverse cagate madornali che, dal punto di vista tecnico, legittimano il fatto che uno dei due dica questo è una skills, anche se non è vero, come abbiamo visto. E dall'altro è vero che la sicurezza per lui fa tutto, oltre al look. E questo ci porta a quest'altro commento che chiude un po' il cerchio, cioè questo ragazzo dice: di rado prendo consigli da ragazzi che sono molto belli, per loro il rimorchio o la seduzione, scherzo di tutti, quello che è, semplicemente amplifica l'attrazione delle donne per loro. Questo non avrebbe mai funzionato se non era bello, mai. E questo è abbastanza giusto. Allora, non voglio spingermi così in là da dire non avrebbe mai funzionato se lui non era bello, però la realtà è che effettivamente ha giocoforza perché si sta venendo a ribasso, cioè lui è meglio di lei e quindi si trova in una situazione facilitata e ha impattato sicuramente sulla giusta ragazza. Ma quello che questo ragazzo dice è 85-90% giusto, nel senso che non è vero che non avrebbe mai potuto funzionare, avrebbe nel reame delle possibilità potuto funzionare, anche se in maniera statisticamente molto bassa. Cioè, questo è quello che in gergo tecnico sarebbe definito se l'avesse fatto un professionista come flashy game, cioè qualcosa che viene fatta solo per sembrare figa in camera, ma che se la provi altre 90, 95, 99 volte non ti riesce. E ripeto quindi, anche se non sono convinto che non possa funzionare mai per una persona normale, con le giuste proporzioni di valore sul mercato sessuale fra lui e lei, però sicuramente se non sei bello, molto bello, bellissimo, è veramente, veramente, veramente difficile. In queste tempistiche estremamente ridotte. E in questo il ragazzo ha parzialmente ragione, cioè che per chi non ha questa carta da giocarsi è necessaria una strategia molto più studiata nei minimi dettagli, come quella che spiego in Carte Night. Ok, per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto e la seduzione ti interessa, ti ricordo di venirmi a trovare su Telegram cercando Gio Di Lorenzo, perché lì e solo lì posso darti delle informazioni che su questa piattaforma non ti posso dare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti, il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito. E vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi
clicca il link qui a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione e Attrazione.